Poracci, sarò diretto. Per me Returnal è uno dei potenziali GOTY del 2021. Sapevo che mi sarei trovato di fronte a un'esperienza di alto livello, ma mai mi sarei aspettato un titolo così coinvolgente da tenermi incollato allo schermo dall'inizio alla fine per circa 30 ore di gioco. Non mi capitava da tantissimo di venire risucchiato in questo modo da un'esperienza ludica che ho trovato perfetta in ogni sua componente. Nella presentazione spaccamascella, in una storia criptica e coinvolgente raccontata sempre con misura, in un level design molto intelligente e in un gameplay sfaccettato, complesso, difficile e brutale, ma in grado di creare assuefazione pura. Returnal non è un gioco per tutti e ha molti difetti evidenti, ma è forse la prima produzione AAA che mi ha dato la sensazione di essere un titolo veramente next gen, che non avrebbe potuto avere lo stesso impatto sulle console di precedente generazione. E come ciliegina sulla torta, per me è una sorta di erede spirituale della saga di Metroid, e nell'attesa di scoprire come Retro Studios deciderà di reinterpretare le avventure di Samus Aran, il loop temporale in cui è incastrata Selene è il mio personalissimo antipasto a Metroid Prime 4. Ok, spero di non avervi scandalizzato con un'affermazione del genere e in questo video vorrei raccontarvi perché, secondo me, la produzione di Housemarque è un vero e proprio gioiellino che dovreste provare tutti quanti, se riuscite a trovare una PS5. Bentornati o benvenuti sui Consigli Poracci, l'unica rubrica di YouTube Italia dove ci sono io che cerco di convincervi a giocare titoli che non proverete mai. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro lasciando un like, iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Detto questo, iniziamo! La cosa che più mi ha fatto impazzire di Returnal è che si tratta di una produzione che è quasi impossibile rinchiudere all'interno di un genere specifico e sfida qualsiasi tipo di categorizzazione. Housemarque ha confezionato un bullet hell che in parte è un action adventure, che si presenta come un roguelite, ma che in realtà è molto più simile a un Metroidvania e che mescola tutti questi input divergenti in una narrazione horror dal sapore lovecraftiano che si concretizza in una lore pulsante e in delle sequenze d'avventura grafica in prima persona che fanno da collante. Un bel casino, insomma. Certo, tutto parte come da manuale dei roguelite, la storia sembra soltanto una premessa per mettere in scena il più classico dei mondi generati proceduralmente. L'astronauta Selene, seguendo un segnale radio d'aiuto identificato come la pallida ombra, si schianta con la sua astronave sul pianeta Atropo. Con il veicolo in panne e i sistemi di comunicazione danneggiati, si ritrova prigioniera di un ambiente ostile, popolato da creature aliene tentacolari a dir poco aggressive e resti di una civiltà ormai caduta in disgrazia. Ma il vero orrore deve ancora arrivare. L'astronauta si imbatte in quello che sembra essere il suo cadavere e scopre presto di essere intrappolata in un loop che le impedisce di fuggire dal pianeta. Ogni volta che morirà, infatti, si ritroverà al punto di partenza, a quello schianto che la vedeva miracolosamente illesa. L'obiettivo del giocatore sarà quindi quello di rompere il cerchio, trovando una via di fuga da Atropo e dal ciclo infinito di morti, accompagnando Selene in questo incubo che sfida le leggi della conseguenzialità temporale e mette in discussione la sanità mentale della protagonista. Ecco, qui ci sono già i primi elementi di contatto con Metroid, che se vogliamo riconducono direttamente a un punto cardine di ispirazione di entrambe le produzioni, la saga di Alien e l'orrore messo in piedi dallo stile di Giger. Certo, rispetto al titolo Nintendo, c'è tutta una sovrastruttura narrativa che va ben oltre le avventure di Samus, ma il concetto alla base è lo stesso. Il vero protagonista dell'esperienza è l'esplorazione e parte integrante della trama è nascosta lì, tra i resti di una civiltà aliena che ha lasciato criptici messaggi sulla sua storia, su un pianeta vivo che richiede di essere calpestato con attenzione e scannerizzato centimetro per centimetro. Quello di Selene è un viaggio in completo isolamento, una solitudine che non permette spiegazioni articolate tramite filmati e dialoghi con NPC, ma che affida tutta la sua potenza al recupero di artefatti, diari di viaggio e iscrizioni nella pietra da decifrare. Quello che oggi potremmo chiamare lore, la narrazione non manifesta e disseminata per tutti gli angoli del gioco e che richiede, per essere compresa appieno, uno sforzo da parte del giocatore che da solo deve ricostruire un puzzle partendo dai pezzi che è riuscito a recuperare.
C'è però una grandissima differenza rispetto a un Metroidvania classico. Il genere richiede la presenza di una mappa, spesso intricata e interconnessa, che mano a mano svela tutti i suoi piccoli segreti. La progressione è garantita attraverso l'esplorazione, che premia il giocatore con nuovi strumenti ed abilità per esplorare ancora più a fondo. Ma dicevamo che Returnal si presenta innanzitutto come un roguelite procedurale, quindi la mappa è una non mappa, essendo composta da stanze che variano la loro conformazione ad ogni run. Come può un'impostazione del genere sposarsi con delle dinamiche da Metroidvania? Il fatto è che Returnal è un roguelite solo in apparenza e il suo continuo ricorrere all'espediente della morte per resettare il progresso e riconfigurare la mappa di gioco è solo un modo diverso di intendere l'esplorazione non lineare che possiamo assaporare in un Castlevania o in un Metroid. Il gioco è diviso in due campagne principali, ognuna composta da tre biomi, che potremmo indicare come ambientazioni diverse. Il loop del gameplay consiste nell'attraversare un bioma per trovare la chiave d'accesso al boss della zona, che una volta sconfitto garantirà un power-up in grado di aumentare le possibilità esplorative dei Selene e giungere così alla zona successiva. Morire significa ricominciare dal bioma 1 o dal quarto, se si è nella seconda parte del gioco, e sebbene Atropo muti la sua struttura, ci sono due elementi che vengono in soccorso del giocatore. Ci sono infatti delle azioni come l'apertura di una porta o l'abbassamento di un ponte specifico che fungono a mo' di checkpoint, posti verso la parte finale dell'esplorazione di un bioma e che garantiscono così di non dover ripercorrere tutta la nuova mappa di gioco. Allo stesso modo, anche potenziamenti raccolti dopo una boss fight non solo migliorano le abilità di Selene, ma garantiscono l'accesso a delle scorciatoie. Con il rampino sarà possibile passare direttamente dal primo al terzo bioma, senza bisogno di dover ripercorrere il secondo. Capite quindi che progressione ed esplorazione vanno di pari passo, secondo il ritmo tipico di un Metroidvania. Non bisogna lasciarsi ingannare dalla natura procedurale del titolo, che a questo punto però va contestualizzata meglio. Ogni run rimescola sì la conformazione generale del bioma, ma più giocherete più vi renderete conto che le stanze sono sempre le stesse, cambia solo il loro posizionamento. Non tutte verranno spawnate durante una run, ma col progredire delle ore di gioco inizierete a prendere punti di riferimento in un labirinto senza uscita come quello di Atropo. Inoltre non solo la conformazione delle stanze è sempre la stessa, ma anche la disposizione degli oggetti e lo spawn dei nemici. Ad essere procedurale è il contenuto del drop che possiamo raccogliere, l'utilità degli oggetti presenti e le minacce che ci verranno messe contro. Personalmente ho adorato il level design che sfrutta in modo intelligente la natura procedurale di Returnal. Da una parte al giocatore è chiesto di esplorare minuziosamente ogni stanza per incrementare le statistiche della propria build e fare incetta di armi sempre più potenti e consumabili di supporto, ma dall'altra ben presto si viene investiti da quella familiarità propria dei Metroidvania, che a forza di backtracking stampano nel cervello del giocatore la conformazione della mappa, che diventa attraversabile con facilità quasi ad occhi chiusi. Avete presente, no, quella sensazione dove all'inizio si consulta la mappa ad ogni passo per essere sicuri di procedere nella direzione corretta? E poi arriva un punto del gioco dove possiamo trovarci su Talon IV, il castello di Dracula o i più oscuri anfratti di Hollow Nest, ma comunque abbiamo sempre la chiara percezione di dove ci troviamo e riusciamo a percorrere il mondo di gioco ad occhi chiusi. Returnal poi presenta una mappa che, oltre a ricordare esteticamente quella di Prime, aiuta enormemente ad orientarsi al volo una volta che ne avremo decifrato tutti i simboli. Tra cui è molto apprezzabile la scelta di rendere visibile da subito tutti gli oggetti presenti in una stanza, anche quelli a cui non si può accedere per il momento. Oltre al level design globale, anche quello particolare di ogni stanza si allontana dalle dinamiche dei roguelike puri che pongono al centro dell'azione il combattimento. Qui, oltre a un'attenzione allo sviluppo della verticalità degli spazi, viene dato ampio respiro a delle sezioni platform che richiedono una certa precisione nell'utilizzo della schivata e del salto. Quindi secondo me non è poi così sbagliato dire che Returnal è molto più un Metroidvania che un roguelite. Dopotutto gli ambienti procedurali sono solo un modo diverso di intendere il backtracking. Arrivati a questo punto posso anche sbilanciarmi ulteriormente e dire che le parti meno interessanti e meno riuscite di Returnal sono proprio quelle da roguelite, o roguelike che dir si voglia. Come ogni gioco del genere che si rispetti, ci sono tantissimi parametri da tenere d'occhio durante una run, elementi che influenzano la crescita del personaggio e che sono propri solo di quel ciclo e che rendono imprevedibile e unico ogni nuovo tentativo di fuga. Partiamo dalle possibilità offensive. C'è una buona varietà di armi da raccogliere, ognuna con le sue statistiche e delle caratteristiche secondarie da sbloccare che ne alterano le proprietà, come la cadenza di fuoco, la gittata e anche il tipo di sparo,
così come un fuoco secondario che risponde a delle macrocategorie proprie di tutte le armi. Oltre al livello di ogni arma che raccoglieremo, sarà possibile anche aumentarne la competenza, eseguendo uccisioni o raccogliendo degli oggetti specifici, i calibratori. A proposito di oggetti, questi si dividono tra reperti, in grado di garantire bonus passivi sempre positivi, tra cui un miglioramento delle statistiche o la possibilità di avere una vita extra, poi i consumabili, utili sia in situazioni offensive che difensive, due diversi tipi di valuta da spendere nei negozi, gli oboliti e l'etere, e quest'ultima rimarrà anche tra un ciclo e l'altro, e i parassiti, che rappresentano il classico elemento risk-reward dei roguelite. Applicando questi esseri a Selene, il giocatore riceverà dei bonus accompagnati sempre a dei malus, che spesso sfoceranno in delle avarie della tuta, degli impedimenti drastici che per essere risolti richiederanno al giocatore di compiere determinate azioni. Ci sono poi anche le versioni maligne dell'etere, degli scrigni e degli oggetti curativi, tutti elementi che porteranno a loro volta delle avarie se si deciderà di interagirci. Returnal quindi è stato pensato per mettere in continua discussione le scelte del giocatore, che può decidere o meno se valutare un approccio pieno di rischi o di tentare una run più soft, ma senza malus. Il problema è che molto spesso tutti i bonus negativi sono di gran lunga più impattanti di quelli positivi e si fatica a sentire l'utilità nel riempirsi di avarie e impedimenti. In generale, la sensazione è che convenga sempre avere uno stile di gioco estremamente cauto, che punta al farming delle risorse e al potenziamento tramite reperti e spesa nei fabbricatori, i negozi, dove è possibile acquistare potenziamenti e altri reperti. Questo significa che manca quell'esplosività tipica di un Isaac, che permette di rompere una run diventando praticamente immortali o così potenti da spazzare via intere stanze con un solo attacco, un elemento che fa parte del divertimento dei roguelike e del suo dipendere fortemente dalla casualità degli oggetti che ci troveremo a collezionare. Housemarque sembra invece aver fatto di tutto per limitare proprio l'imprevedibilità delle situazioni, e in fin dei conti, se vogliamo andare a percentuali, io direi che l'esito di una buona run è dettato al 30% dalla casualità del drop rinvenuto, al 10% dalle abilità gestionali e organizzative delle risorse che vanno allocate nei potenziamenti giusti e al 60% alle proprie skill, all'abilità di sopravvivere a uno degli action in terza persona più difficili e brutali degli ultimi anni. Ormai se ne è parlato così tanto che lo avrete capito. Returnal è difficile, molto difficile. Non aspettatevi un'esperienza rilassante o con una curva di apprendimento graduale. In Returnal si muore da subito e in continuazione, e il gioco fa veramente poco per spiegare le sue meccaniche e non prova minimamente a venire incontro al giocatore. Il combattimento è sostanzialmente un bullet hell, dove si viene costantemente bombardati da proiettili provenienti da tutte le direzioni, e centralità fondamentale viene assunta dal movimento più che dall'azione di sparare. C'è bisogno da subito di padroneggiare la schivata e i suoi attimi di invincibilità, di imparare a conoscere i pattern dei nemici e a leggere l'azione su schermo interpretando la spazialità di ogni stanza. In Returnal è impossibile rimanere fermi, equivale a morire, ma allo stesso tempo non ci si può permettere neanche di girare a caso, visto che molto spesso, per scappare da una minaccia, il rischio è quello di finire in bocca a un'altra ben più grossa. Sì, è possibile camperare in determinate situazioni, ma così facendo si perdono tutte le possibilità di raccogliere i drop lasciati dai nemici in lontananza. A rendere il tutto ancora più adrenalinico e dinamico ci pensano poi due elementi importanti tanto quanto l'arma che si imbraccia: il sistema di adrenalina e i sovraccarichi. Il primo è sostanzialmente un sistema che conferisce dei bonus ogni volta che si uccide un determinato numero di nemici. Salire con livelli di adrenalina significa ricevere incrementi nei danni corpo a corpo, aumenti degli indicatori su schermo, proiettili aggiuntivi e via dicendo, fino al livello massimo, il quinto. Il problema è che un solo colpo ricevuto fa azzerare l'adrenalina, costringendo anche in questo caso a dover ricominciare da capo. È un sistema che premia enormemente, ma che richiede una grande abilità per essere sfruttata al meglio. Nello stesso modo, i sovraccarichi rappresentano la ricarica rapida ogni qualvolta un caricatore si esaurisce. In Returnal le armi hanno proiettili infiniti e i caricatori lasciati a metà si ripristinano col tempo, ma se durante uno scontro a fuoco si arriva a sparare anche l'ultima cartuccia, allora sarà richiesto al giocatore di premere il tasto dello sparo in un QTE dalla durata variabile. Azzeccare un sovraccarico significa poter ricominciare a sparare da subito, mentre fallire equivale a ritrovarsi senza proiettili per una finestra di tempo che può risultare vitale.
perché insomma, dalle immagini lo avrete capito, il combattimento in Returnal ha un ritmo pazzesco e ogni scontro è al cardiopalma, tra proiettili che arrivano da ogni parte, nemici che accerchiano Selene senza lasciare spazi di manovra e la tensione costante di rischiare di perdere l'adrenalina con un colpo solo, o ancora peggio, tutti i progressi di quella run, beh, il combat system di Returnal mi ha preso, appassionato e sfinito, come non accadeva da tempo. La vera difficoltà non risiede però nel combattimento in sé, ma nell'importanza che ricopre ogni morte, un aspetto che da molti può essere considerato un difetto e che sì, metterà a dura prova la vostra pazienza. Esistono le scorciatoie e i checkpoint a metà bioma che permettono di non dover ripercorrere tutto l'ambiente, ma morire dopo un'ora di farming significa sempre e comunque una cosa, perdere un'ora di gioco, non c'è scampo. Io per esempio mi sono scontrato contro un muro difficilissimo da superare col boss del terzo bioma. Continuavo a morire sempre e comunque, anche preparandomi al meglio. Questo perché i boss sono spettacolari, ma necessitano una conoscenza approfondita dei pattern per sperare anche solo di raggiungere le fasi avanzate degli scontri, che sono sempre tripartiti. Ma appunto, la preparazione al boss diventa necessaria e questo significa che tra una morte e l'altra ci sarà bisogno di ripetere tutto, anche il farming per sperare di battere il nemico. Vi potete immaginare la frustrazione nell'essere sconfitti durante l'ultima fase di un boss e sapere di dover ripetere tutto da capo. Certo, poi tutta questa frustrazione si trasforma in enorme soddisfazione, superato lo scoglio contro il quale si continua a sbattere. Ma quanti di voi avranno la pazienza di riprovare all'infinito una sezione e anche la preparazione a questa sezione? Penso che per molti la superficie procedurale, unita a una difficoltà elevata e a un sistema di salvataggio che non lascia scampo, rappresentino un grandissimo punto a sfavore di una produzione che entrerà in risonanza soprattutto con chi non ha paura di imbarcarsi in un arcade shooter di vecchio stampo. È doveroso però parlare della presentazione di Returnal, perché si raggiungono vette importanti che mettono in mostra tutte le potenzialità di PlayStation 5. Solitamente per me non ha senso parlare più di tanto di grafica e direzione artistica, perché le qualità oggettive di un titolo si notano da subito e non ha senso spendersi in lodi sul frame rate e resa grafica quando ci sono canali e approfondimenti ben più titolati che riescono a dissezionare pixel per pixel tutte le produzioni, molto spesso ridimensionandone l'impatto grafico. Quello che vi posso dire è che giocando a Returnal ho avuto, per la prima volta, la sensazione di trovarmi di fronte a un titolo next gen. Ogni scontro è un'orgia visiva di effetti particellari e di esplosioni, distorsioni dello spazio e disgustose creature tentacolari che si muovono freneticamente sullo schermo. Ma questo è next gen perché è contestuale al gameplay, che vuole essere un bullet hell, un gioco che punta a riempire tutto lo spazio con spari e proiettili, e tutto questo viene poi accompagnato da una fluidità sempre impeccabile. Non esistono i tempi di caricamento, e credetemi, in un gioco dove si muore ogni 5 minuti è una manna dal cielo. Menzione particolare per il DualSense, che viene sfruttato in ogni sua caratteristica, dai grilletti adattivi, dove alle differenti pressioni di L2 sono associati funzioni diverse, fino al feedback aptico, che ricrea la spazialità dei colpi che volano intorno al protagonista, ricostruendo parte del gioco proprio tra le nostre mani. Fuori dal combattimento, i biomi di Atropo sono così convincenti da richiamare all'attenzione anche il più distratto dei giocatori, e sembra che nonostante la struttura randomica, ogni stanza abbia qualcosa da dire. Ma quello che veramente fa schizzare alle stelle il valore produttivo di Returnal è il lavoro svolto sul sound design, che se apprezzato attraverso le Pulse 3D, raggiunge un livello qualitativo impressionante. Dal rumore della pioggia scrosciante del primo bioma alle rifrazioni sonore dell'ultimo, l'audio di Returnal è per me il vero capolavoro di Housemarque. Se dovessi scegliere il punto più alto dell'intera produzione, indicherei senza ombra di dubbio il quarto bioma e l'incredibile utilizzo diegetico della musica che culmina in quella che forse è una delle mie boss fight preferite. Insomma, per me Returnal è bello quanto difficile ed è uno di quei giochi che andrebbero provati assolutamente, a patto di essere consapevoli di quello a cui si va incontro. Così come non consiglierei mai un JRPG di 100 e passa ore a un giocatore occasionale, così non direi mai di provare Returnal a qualcuno che ha appena finito Spider-Man Miles Morales e è in cerca di una nuova avventura, così come a chi vorrebbe un prodotto più conforme allo stile dei PlayStation Studios, quindi un'esperienza cinematografica incentrata sul lato narrativo. Returnal ha due grandissimi difetti, il primo dei quali non dipende dal gioco in sé.
Returnal è semplicemente il gioco sbagliato nel momento sbagliato. Chiaramente non si tratta di una produzione AAA a budget gigantesco, anche se la presentazione può farlo passare come tale senza problemi. Ma soprattutto non può essere la prima grande esclusiva di una console che a 6 mesi dalla commercializzazione ha una lineup priva di titoli in grado di coinvolgere il giocatore medio. Anzi, forse PlayStation 5 è la console con la lineup più insensata di tutti i tempi, visto che due delle sue esclusive più importanti fino ad ora sono Demon's Souls e Returnal, giochi così di nicchia che dovrebbero rappresentare le retrovie della ludoteca, non l'offerta principale. Capisco la frustrazione dei giocatori che sono incappati per sbaglio in questo titolo, aspettandosi altro, così come la difficoltà nell'investire a cuor leggero 80 euro per un gioco tutt'altro che di facile gradimento. Per me però Returnal è perfetto così com'è, con tutti i suoi inciampi e le sue scelte inaccettabili se viste dall'ottica del game design moderno. Lo dico, per me il sistema di salvataggio non andrebbe toccato. Fa parte della natura intrinseca del gioco, come in fondo dichiara la stessa schermata al primo avvio. D'altra parte, un titolo così importante, per quanto atipico, non può essere messo sul mercato in uno stato così pietoso. Dal canto mio, a parte aver perso i progressi di una run, perché avevo lasciato in stand-by la console, proprio come consigliato dagli stessi sviluppatori, non sono incappato in bug gravi. Sono tantissime però le segnalazioni di crash fatali e bug che costringono al riavvio, così come i problemi di sincronizzazione dei trofei, ma soprattutto è inaccettabile che una patch pensata per migliorare l'esperienza di gioco corrompa i salvataggi e costringa a ripartire da zero dopo decine e decine di ore di progressi. Se si ha l'intenzione di privare il giocatore di ogni comfort e vincolarlo all'assenza di salvataggi per proporre un'esperienza old school, beh, scivoloni del genere rovinano completamente tutto quello che di buono Returnal ha da offrire. Returnal per me è un vero consiglio poraccio. Magari non ora, ma quando la situazione della patch si sarà stabilizzata, Returnal non costerà più 80 euro e sarà possibile comprare una PlayStation 5, beh, questo per me diventerà un must buy ad occhi chiusi. Per ora però la situazione è differente e mi sento di consigliarlo soltanto agli hardcore gamer, se così vogliamo chiamarli, che non si spaventano davanti a una sfida decisamente impegnativa. In ogni caso, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, in quello che probabilmente è il video più lungo e impegnativo che ho tirato fuori qua sul canale. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poroturnal, Michele Re, ciao! Esplorare significa essere pionieri della scoperta. Esatto. Uno dei miei talenti è cogliere le connessioni nascoste, come dimostrano i risultati delle mie ricerche.